Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a tutte le ore. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di aggiornamenti su titoli straattesi, ma anche di fattacci di cronaca. Prima di iniziare però vi ricordo che da oggi potete prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, sfoggiando badge ed emoticon Poracce al 100%. Basta abbonarsi al canale e tra i vari perk c'è anche l'accesso al server Discord. Un'offerta imperdibile, un grazie gigantesco Autoaggi Retro Games per sponsorizzare il canale. Io ho detto tutto, iniziamo! Si parte a bomba dall'angolo della poracciata, sempre con lui, l'Epic Game Store. E vi voglio segnalare non tanto i titoli che si possono riscattare al momento, quanto piuttosto uno che diventerà disponibile a partire dal 28. E no, non mi riferisco a Model Builder, ma a Solstice, l'action in terza persona in stile Devil May Cry, pubblicato lo scorso anno da Forge Reply, un team italiano. Il gioco ha ricevuto ottime recensioni ovunque e si tratta di un titolo da riscattare ad occhi chiusi. E poi per giocarlo, magari riapriteli. E passiamo alla concorrenza, anche se Valve gioca proprio un altro campionato. Sono state fissate le date di tutte le prossime campagne sconti di Steam che ci accompagneranno da fine settembre fino ad aprile 2024. Questa sì che è una roadmap, altro che gli shadow drop di Nintendo. Ovviamente ci sono da tenere d'occhio i saldi stagionali, ma in mezzo ci saranno tante campagne promozionali tematiche che di sicuro riserveranno delle piacevoli sorprese. E a proposito di Steam e pianificazione a lungo termine, abbiamo novità riguardanti il non futuro di Steam Deck. Per uno dei capi del progetto, Pierre-Loup Griffet, e credo proprio di averlo pronunciato male, non c'è nessuna fretta di pensare a una Steam Deck 2. Per come sta andando il mercato, per Valve non c'è bisogno di un upgrade, e Pierre-Loup ha affermato: ora come ora guardiamo questo livello di prestazioni raggiunto con Steam Deck come un traguardo stabile ancora per un paio di anni. Insomma, in un mercato che in pochissimo tempo si è saturato di competitor e in cui mese dopo mese vengono rilasciate nuove iterazioni delle stesse piattaforme, Steam sembra aver tirato il freno a mano, e vi dirò come prospettiva non mi dispiace affatto. E chiudiamo l'angolo della poracciata con la non poracciata per eccellenza. Se guardando la mia recensione dell'Analog Pocket avete iniziato a sviluppare un interesse morboso verso gli hardware FPGA che permettono di emulare a livello hardware le vecchie console di una volta, sarete interessati nello scoprire che questo venerdì Analog aprirà i pre-order per delle edizioni limitate, delle varianti cromatiche trasparenti, dell'Analog Pocket. Il prezzo rimane quello, sempre molto proibitivo, le scorte saranno limitate come al solito, ma questa volta è garantita una spedizione entro 2 settimane. Vedete voi, io mi giro dall'altra parte. Ci tengo ora a fare un po' il punto della situazione su alcuni titoli del momento che rischiano di passare inosservati, almeno qui sul canale. Innanzitutto, qualche giorno fa, nell'indifferenza più totale, è uscita la remaster dei due Baten Kaitos, JRPG usciti originariamente su GameCube, dove poi il secondo capitolo, che in realtà è un prequel, è la prima volta che arriva in Europa. La buona notizia è che tutto sommato queste due remaster fanno il loro lavoro, ma si tratta di un'edizione che lascia un po' l'amaro in bocca, e tutte le recensioni sono concordi nel ritenere che sia stato fatto solo il minimo indispensabile per aggiornare questi due titoli affascinanti quanto imperfetti. Vanno segnalate soprattutto la mancanza del doppiaggio inglese, l'audio rimane solo in giapponese, e un frame rate parecchio ballerino che oscilla spesso tra i 30 e i 60 fps. Io personalmente aspetterò un price drop, in questo periodo ci sono molte altre priorità, però insomma non dimenticatevi di Baten Kaitos. E mentre aspettiamo le recensioni di EA Sports FC su Nintendo Switch, perché di EA fino all'ultimo io non mi fido, abbiamo finalmente la triste ufficializzazione di come girerà la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 su Switch. Questa tabella condivisa da Konami parla chiaro: su Switch anche il primo Metal Gear girerà a 720p in modalità handheld, mentre tutti e tre i titoli avranno un frame rate bloccato a 30 fps anche in modalità TV. Ricordiamo che già l'Nvidia Shield riuscivano a fare di meglio, proprio per questo per me si tratta un po' di un mezzo scandalo. Metteteci pure che su Switch gran parte dei contenuti non saranno su cartuccia, ma andranno scaricati separatamente, e per la prima volta sono veramente indeciso dove prendere questa collection. Da una parte è un passaggio epocale e non mi dispiacerebbe affatto giocare ai primi MGS in portabilità, ma non so quanto questi fattori valgano il prezzo pieno su Switch.
Voi che dite? Ora però un'altra notizia non entusiasmante. Hideki Kamiya, a partire dal prossimo 12 ottobre, lascerà Platinum Games. Si tratta di uno dei game designer più influenti degli ultimi 20 anni. Ricordiamo che Kamiya ha messo la firma su Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami, Bayonetta e anche Beautiful Joe, e fa molta impressione vedere abbandonare lo studio che aveva contribuito a fondare dopo l'esperienza di Capcom e Clover. Riflettendoci, forse la rottura era nell'aria ed erano diversi anni che ormai il buon Kamiya non ricopriva più il ruolo di director all'interno di Platinum, un'azienda che poi ultimamente sta tirando fuori degli esperimenti non proprio riuscitissimi, come ad esempio Babylon's Fall. La separazione sembrerebbe indolore, almeno dal comunicato stampa, rimane però in sospeso il destino di Project GG. Chissà se questo ambizioso titolo vedrà mai la luce. Anzi, probabilmente, insieme alla cancellazione di Scalebound, dietro a questo nome potrebbe esserci proprio la motivazione di questo abbandono. E prima di passare alle notizie del giorno, Pikmaniaci, prendetevi, anzi, prendiamoci un attimo per godere di brutto. Se già Pikmin 4 ha registrato nel corso dei mesi dei dati di vendita ottimi, sia nell'ottica della serie sia in assoluto, ora abbiamo l'ennesima conferma che la serie sta vivendo una nuova giovinezza grazie a Nintendo Switch. Non so se vi rendete conto, ma le copie fisiche di Pikmin 1 più 2 sono entrate in classifica nella top 10 dei giochi più venduti della scorsa settimana nel Regno Unito, un quarto posto che piazza i Pikmin sopra colossi come Mario Kart, Cyberpunk e GTA 5. Non so se questa è la migliore delle linee temporali possibili, ma di sicuro è la più imprevedibile. Prima però di procedere, vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo, e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi stra-interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso, diteli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale, e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, e ci tenevo a spostare la vostra attenzione sul prossimo titolo che verrà aggiunto all'interno della libreria Game Boy Advance nel pacchetto aggiuntivo dell'NSO. Il prossimo gioco è infatti importantissimo, e per più di un motivo. Kirby e il labirinto degli specchi, o Kirby and the Amazing Mirror come è conosciuto fuori dall'Italia, è uno dei giochi che più attendevo in assoluto su NSO. Infatti si tratta di un titolo molto atipico per la serie di Kirby. Nonostante sia un sequel diretto che ricicla tanti degli asset di Nightmare in Dreamland, Amazing Mirror si distingue per un gameplay che si allontana dai classici platform a livelli per abbracciare una natura molto più aperta che raggiunge le intricate complessità di un Metroidvania. Questo perché il gioco non nacque dai soli sforzi di HAL, che questa volta ricoprì un ruolo marginale nella produzione, ma vide l'apporto di Deems e soprattutto di Flagship, la compagnia di Capcom che già collaborò a stretto contatto con Nintendo sui due Oracles e anche sul bellissimo Minish Cap. Insomma, c'è parecchio da scoprire su questo gioco e sono stracurioso di vedere anche come verrà gestita la co-op online, visto che Amazing Mirror garantiva a 4 GBA connessi da Link Cable, una soluzione oggi improponibile, di prendere parte a un multiplayer molto particolare dove i giocatori non erano costretti a stare tutti nello stesso livello. In più, a questo punto, dobbiamo iniziare a chiederci come Nintendo deciderà di andare avanti per quanto riguarda l'offerta del pacchetto aggiuntivo. Siamo infatti agli sgoccioli del catalogo GBA, mancano all'appello solo Golden Sun e Maximum Velocity, e anche quello di Nintendo 64 è giunto ormai alla fine della lista dei titoli già annunciati. Che dite, la grande N ci farà presto sapere quale sarà la prossima ondata di titoli, oppure rimarrà in silenzio per rilanciare il servizio una volta presentata la nuova console? E dopo Microsoft adesso è il turno di un altro gigaleak, ma questa volta la vittima è Sony. E non si tratta di uno scivolone clamoroso come accaduto per il gruppo di Phil Spencer e soci, ma di un presunto attacco hacker avvenuto nei confronti del colosso giapponese. Il collettivo di ransomware Ransomed.vc dichiara di essere entrato nei sistemi di Sony e di aver trafugato oltre 6.000 file interni all'azienda. Nel comunicato stampa il gruppo scrive di aver compromesso con successo tutti i sistemi di Sony. Non li ricatteremo, venderemo questi dati perché Sony non vuole pagare. Se entro il 28 settembre nessuno comprerà i dati, questi verranno resi pubblici
pubblici. Ransomed offre come prova un albero di directory che racchiude tutto il leak e, secondo il sito cybersecurityconnect.com, si tratta in realtà di una mole di informazioni assai ridotta nel caso riguardasse i database centrali di un'azienda così vasta. Resta il fatto che storicamente Sony è già stata vittima di ricatti del genere. Nel 2011 PlayStation Network fu hackerato, portando alla chiusura del servizio per 23 giorni e alla compromissione di 77 milioni di account, di cui furono rubati dati sensibili. Uno scherzetto che si stima costò circa 100 milioni di dollari a Sony e fu anche un danno reputazionale non da poco. Mi ricordo ancora benissimo le scuse di Kazi Rai, oltre ai giochi gratis regalati al pubblico per contenere i danni. Non dovrebbe trattarsi però di nulla di così grave. Sony ancora non si è espressa in merito e non possiamo ancora sapere se gli hacker sono riusciti ad avere accesso, oltre che ai dati aziendali, anche alle informazioni degli account degli utenti. Vi terrò aggiornati su come evolverà questa situazione. Ma chiudiamo con un barlume di speranza e si torna a parlare di Silksong, e in questo caso ci si attacca a tutto. Ma proprio tutto, eh! L'attesissimo seguito di Hollow Knight, ad opera di Tim Cherry, ormai è disperso da anni e stiamo raggiungendo dei livelli di mistero e di silenzi assordanti che non hanno nulla da invidiare a Metroid Prime 4. L'ultima apparizione del titolo risale alla scorsa estate, quando durante un Xbox Showcase sembrava che il titolo sarebbe dovuto uscire su Game Pass entro 12 mesi dal nuovo trailer, ma così ovviamente non è stato. E oggi, anche se non abbiamo nuovi materiali rilasciati ufficialmente, se non altro sappiamo che qualcosa dietro le quinte si sta muovendo. Grazie a SteamDB, infatti, sappiamo che la pagina Steam del titolo è stata modificata la scorsa settimana ed era da gennaio 2023 che questa non veniva toccata sui server di Valve. Si tratta di aggiornamenti marginali, principalmente è stata cambiata la thumbnail del gioco, ma chissà, magari ci avviciniamo sempre di più a un nuovo trailer pensato per darci finalmente una data di uscita. Andrebbe bene pure un generico 2024. Voi che ne dite? È arrivato il momento di scoprire di più su Silksong, oppure il gioco è definitivamente disperso per sempre? E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, abbonatevi su YouTube o sul Patreon in modo da poter dormire così dei Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Leak, Michele Amazing, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E in questo caso ci si attacca a tutto. Soprattutto ci si attacca al ca.